siamo alle scuderie Estensi, dove tra qualche minuto inizierà il convegno Legalità e Giustizia. Siamo con Loredana Di Lorenzo, che è promotrice del Comitato GEV. Allora, una domanda: perché adesso la necessità di questo convegno Legalità e Giustizia? La necessità parte dal fatto che i cittadini si trovano a fare i conti purtroppo con una realtà giustizia che è completamente diversa da quello che ci si aspetterebbe, cioè si va nei tribunali per chiedere giustizia e ci si ritrova 10 anni dopo a aver speso centinaia di migliaia di euro senza aver risolto i problemi perché vanno in prescrizione. Ci stiamo domandando che cosa si può fare. Oggi, il 26 di luglio del 2021, potevamo andare al mare anche noi, come tanti. Abbiamo sentito proprio la necessità e il dovere civile di poter parlare di queste cose, sempre più inquietanti perché si parla di una riforma della giustizia che esula da quello che è il contesto dei cittadini, quindi sono i grandi esclusi. Allora, con Carlo Taormina, che è uno dei relatori di questo convegno, ma quindi la giustizia e la verità non vanno sempre di pari passo? No, vanno sempre poco d'accordo in realtà. Noi anzi parliamo di verità processuale e di verità storica, proprio per dire che il processo non deve essere la ricerca della verità storica, ma la ricerca della verità processuale per quanto è possibile ricostruire. Forzare la mano sotto qualsiasi profilo porta sempre a risultati pericolosi. Si parla insomma proprio di questi giorni della riforma della giustizia, quindi la riforma Cartabia, qual è insomma la sua opinione? Ma a me manca una cosa nella riforma della giustizia, che mi pare questa insomma una toppa peggiore del buco sostanzialmente. Mi manca una riforma della cultura della magistratura, perché parliamo di tutto, parliamo delle formulette, parliamo delle regolette dibattimentali o delle indagini preliminari o altro, ma non parliamo della giustezza delle decisioni, che è la cosa più importante. Tutte queste storie che succedono dal sistema Palamara e giù di lì sono preoccupanti, non solo e non tanto perché evidentemente c'è un cancro dentro la magistratura che non si riesce ad estirpare, ma perché sono il viatico della decisione ingiusta. Allora la prima riforma dovrebbe essere questa: meccanismi di formazione dei magistrati, meccanismi di approfondimento culturale, approfondimenti sotto anche il profilo dei riflessi sociali delle decisioni, perché appunto si possa arrivare ad un minimo di condivisione del problema generale, che è quello della formazione del convincimento del giudice. Questo è il problema, ma nella riforma Cartabia non se ne parla proprio. E poi c'è anche un problema della responsabilità dei magistrati. Sì, ma queste sono tutte cose successive, nel senso che si risolvono, queste cose si risolvono. Naturalmente anche queste contribuiscono, perché un magistrato responsabile è una cosa diversa da un magistrato irresponsabile. Un consiglio superiore fatto di persone per bene che piuttosto che di ladri è anche questa una cosa importante. Una magistratura che non sia fatta dell'80% di persone che sono ignoranti, di persone che sono incapaci, di persone che sono corrotte, di persone che sono politicizzate, tutto questo certamente fa bene. Però quando tu hai risolto, e certamente questi problemi vanno affrontati e sono anche risolubili secondo me, ma quando hai risolto tutti questi problemi, ma non hai una magistratura che ha la cultura della legalità, che ha la cultura della giustizia sociale, non andremo mai da nessuna parte, secondo me. Allora, uno dei relatori, Gerardo Mariano Rocco di Torre Padula, come mai qui a questo convegno Legalità e Giustizia? Sei per una questione particolare, insomma? Beh, immagino di sì. L'accaduto è conosciuto anche dalla cronaca nazionale, perché con molto imbarazzo il 19 maggio di quest'anno, mentre mi accingevo a partecipare ad un'udienza in Corte d'Appello a Napoli,
Corte d'Appello Penale, vado a consultare il fascicolo per gli ultimi controlli prima di accingermi a discutere il processo e con mio sommo rammarico trovo appoggiata sul fascicolo la sentenza già scritta, sia la motivazione che il dispositivo relativo al processo che ancora si doveva celebrare. Da questo è nata una richiesta di astensione per la Corte d'Appello, per la Corte che doveva giudicare. La Corte ha ritenuto di non doversi astenere, ne è seguito un coinvolgimento della Camera Penale di Napoli, una istanza di ricusazione nei confronti del Collegio che già sostanzialmente si era espresso, mancavano solo le firme al documento. E alla fine il collegio giudicante ha ritenuto di astenersi, ammettendo di fatto l'imbarazzo della situazione, e il processo è stato rinviato davanti a un nuovo collegio composto da magistrati diversi rispetto a quelli che già avevano predisposto la sentenza, ancorché non firmata, ripeto, ancorché non firmata. E quindi non è successo niente a questi magistrati? Beh, questo non lo so io, andrebbe chiesto alla sezione disciplinare del CSM, naturalmente esula dalle mie competenze, naturalmente noi dobbiamo dare delle risposte ai cittadini, perché questa volta è capitato che un avvocato se ne sia accorto, magari tante altre volte il magistrato è stato più solerte o meglio meno ingenuo dal non lasciare il testo scritto della sentenza appoggiato sul fascicolo. Il documento era assolutamente completo, dal simbolo, dal sigillo della Repubblica Italiana fino al PQM e alla stampigliatura dei nomi dei magistrati che avrebbero dovuto firmare il provvedimento. Naturalmente mancavano ancora le firme.